non precisate da tutte le conti, ma da altre precisature, ricordavo che questa funzione di controllo era estremamente ancora collaborativa un tempo, anche se non si chiamava così, perché noi esaminavamo preventivamente i provvedimenti e una volta che eravamo sulla rete e avevamo stabilito qual era l'interpretazione natale, le amministrazioni camminavano velocemente. Quindi questo controllo che fa la Corte è importante e lo fa anche attraverso una cosa, lo fa attraverso l'esame delle relazioni che fanno i sindaci, il presidente del consiglio, del presidente della giunta regionale, eccetera, sull'attività di controllo interno. Tutte le amministrazioni hanno dei controlli interni. I controlli interni, diceva Bernardino Finocchiaro, che era uno molto attento e molto polemico, dice in realtà non funzionano. Non funzionano per il semplice fatto che oggi io controllo il mio collega e non sarò mai molto fiscale con lui, perché poi quando gira la ruota io sarò sottoposto al controllo del collega. Quindi il controllo deve essere efficace, deve essere esterno. Allora il legislatore, siccome nel 1997, grazie a un'infausta legge, sono stati abolite con eco, no? Per esempio che erano anche regionali di controllo. Perché dico un'infausta legge? Perché noi abbiamo avuto una cartina di tornasole della sciocchezza di questa soppressione. Noi procure regionali della Corte dei Conti ricevevamo dai Coreco, che controllavano tutti i dati dell'amministrazione comunale, ricevevamo una serie di denunce su irregolarità, spese inutili, spese fatte male, eccetera. Da quando è stato soppresso il Coreco, non sono più arrivate denunce. Allora non è possibile che improvvisamente gli amministratori e i funzionari sono diventati tutti virtuosi e che mancando i controlli quelli sono sicuri di spaccarli, perché diciamo sono io racconto la Corte dei Conti e quindi allora che succede? Che oggi noi esaminiamo le relazioni che fanno i sindaci e il presidente del giunte sull'esercizio dei controlli interni e lo facciamo sulla base di una serie di formulari che vengono messi a disposizione della Corte dopo che tutto sommato siamo rientrati attraverso l'esame dei controlli interni in questo controllo che è importante. Poi siamo in un momento particolare, importante, perché noi siamo in quest'anno all'inizio di un processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali. È una novità importante. Perché il legislatore si è posto il problema dell'armonizzazione dei bilanci, cioè ognuno fa come vuole su alcune cose. Per cui siccome c'è questo problema del contenimento della spesa pubblica, ma soprattutto del coordinamento della spesa pubblica, anche nel rispetto dei balanci dei poteri, è necessario sia appunto questa armonizzazione dei documenti contabili. Ora io vorrei dire una cosa che c'entra poco con il tema della conferenza, però sento spesso criticare l'Europa, l'euro. Allora, questa cosa un po', devo dire, mi infastidisce. Perché? Elementi sia strutturali che operativi per farla funzionare. Io credo che anche la situazione geopolitica di oggi, per l'attacco degli estremisti islamici, eccetera, le difficoltà economiche, faccia capire che l'Europa si deve organizzare, deve funzionare, perché se non funziona questa grande realtà di industrie, l'Italia, la Germania, la Francia, eccetera, sono portatori di industrie di grande importanza, di tecnologie, di cervelli, di intelligenze. Un europeo qualunque, dovunque vada nel mondo,
gli altri dei conti. Però bisogna farla funzionare, non è possibile che noi lasciamo a quelli che sono più assidui a Bruxelles le decisioni fondamentali, che poi noi andiamo nel weekend a vedere che è successo ed è già successo. La stessa cosa l'euro. La moneta è una cosa di entrate, si può chiamare euro, pallero, sesterzo, in modo qualunque. È la politica economica e finanziaria che dà alla moneta unica, la moneta nazionale, la forza o la debolezza o gli effetti negativi su alcuni stati. Allora noi, poi non è vero che non c'entra questo, che noi ci occupiamo di questa attività. È assurdo che l'Europa tenga sotto controllo la spesa e non si preoccupi dell'entrata, perché l'entrata è fondamentale per la spesa. L'entrata pubblica non solo serve per le spese, ma serve anche a gestire l'economia. Il fisco è lo strumento di elezione della politica economica, perché se io voglio aiutare un settore dell'economia, voglio aiutare le famiglie, voglio aiutare oppure voglio, diciamo, comprimere una produzione, un settore, eccetera, mi opero attraverso le aliquote. Però poi bisogna che ci sia qualcuno che cassa. Diceva Tacito, l'impero romano si è retto, l'impero romano non era una cosetta così, aveva un'estensione assoluta e molto conosciuto, si è retta sull'imposta sulle vendite, l'imposta sulle vendite dell'IVA, cioè i romani colpivano il reddito consumato, non il reddito guadagnato da nessuna parte, cioè. Allora, naturalmente qualche cosa si può regolare, disciplinare, si può esentare quelle cose. Allora, noi ci occupiamo anche delle entrate, c'è una norma importantissima della legge istitutiva della Corte dei Conti, dice la Corte dei Conti vigila sulla riscossione delle entrate. Certo, la riscossione è una delle fasi dell'acquisizione delle entrate, ma non è quella determinante. Tutti questi controlli di cui parlavo servono anche a comparare i dati, servono anche i dati delle singole regioni e servono anche a fornire al Parlamento, perché noi riferiamo anche al Parlamento, noi riferiamo ad esempio in Umbria al Consiglio regionale dell'Umbria, qui a Roma riferiscono al Consiglio regionale del Lazio, ma riferiamo anche al Parlamento nazionale, perché il Parlamento nazionale fa le leggi, il Parlamento nazionale deve essere reso consapevole di come vanno le cose, di come viene utilizzato il denaro pubblico, perché la prima cosa che deve venire da chi fa un controllo esterno, da una magistratura che quindi non ha una funzione di partecipazione di un potere diverso, che non sia appunto quello della giustizia, è quello di far emergere tutte le situazioni che sono oggetto